Rischia di questo Super Green Pass di radicalizzare ancora di più i Novax, oppure... Ma allora, io distinguerei due cose. Io credo che Draghi abbia fatto bene, una volta tanto sono d'accordo nell'avere una linea, come dire, di non criminalizzazione a prescindere, cioè l'idea di accompagnarli mi sembra l'unica possibile in una democrazia, bisogna farlo in modo efficace. Altra cosa sono i fascisti, cioè sciogliere Forza Nuova è un altro paio di maniche. Chi non si vaccina lo può fare perché ha paura, perché per mille ragioni che hanno a che fare con la fragilità umana. Come dire, che non va punita, anche se bisogna vaccinarsi. Quanto riguarda i fascisti, c'è un problema politico, diciamo, c'è la Lega nel governo e non c'è la forza politica di fare quello che la legge consentirebbe di fare. Quindi, diciamo, terrei distinte queste due cose. Quanto all'efficacia, non lo so, sono misure che valgono fino al 15 gennaio, non so se serviranno a convincere chi finora non si è vaccinato. Per questo dico che è una stretta un po' natalizia, un po' d'occasione, non lo so, Può essere prorogabile, però ricordiamoci l'anno scorso erano stati dati gli incentivi per andare a spendere in contanti nei negozi in maniera da essere ben vicini e stipati e alitarsi in faccia nel fare lo shopping natalizio, quindi diciamo è già un passo avanti rispetto al disastro che è stato fatto l'anno scorso all'inizio della stagione natalizia. E ricordiamo l'anno scorso non c'era ovviamente ancora il governo Draghi. E non c'era il vaccino, esatto, e non c'era ancora il vaccino che abbiamo tutti atteso con ansia e poi, salvo poi scoprire che una minoranza non se lo vuole fare. Lei pensa che siano recuperabili, professor Ricchetti?